Ciao fans della WWE, io sono MaxisAwesome92 e i bei sequel sono molto rari, specie se bisogna replicare un match fatto a WrestleMania. Ma prima ci tengo a chiarire i criteri di questo video. Cosa intendo io per una rivincita, un rematch di un incontro già fatto a WrestleMania? Non intendo lo stesso match fatto anni dopo, sempre al Granddaddy of them all come Undertaker contro Shawn Michaels o Triple H, ma uno scontro replicato nell'immediato dopo WrestleMania, con al massimo pochi mesi di distanza e soprattutto più bello del primo. Quindi oggi daremo un'occhiata, senza un ordine specifico, a 10 rivincite che sono state nettamente meglio del primo match fatto a WrestleMania. Charlotte Flair contro Ronda Rousey di WrestleMania Backlash 2022. Il loro primo scontro venne accolto da un hype scarsissimo per via del deludente ritorno della Fighter. Questo portò molti fan a rigettare l'incontro, a bocciarlo anche dopo averlo visto e secondo me forzatamente. Il match di WrestleMania non è brutto quanto molti hanno scritto o detto in giro, ma la rivincita è meglio. Molto meglio a dire il vero, l'I Quit di Backlash è facilmente il miglior lavoro fatto da Rousey in WWE. Una dura battaglia in cui lei e la regina si sono riempite di mazzate, forse perché stimolate a far rimangiare a quegli stessi fan le fin troppo spietate critiche fatte al loro primo incontro del mese prima. Senza se e senza ma, l'unica stella davvero splendente all'interno della tremenda run del ritorno di Ronda. Seth Rollins contro Brock Lesnar di SummerSlam 2019. Per mia enorme sorpresa, gestirono il precedente di WrestleMania 35 all'esatto opposto di come andava fatto. Eppure, la reazione del pubblico allo stadio, alla vittoria sporca del visionario, fu più che positiva. Per settimane a Raw venne distrutto dalla bestia subendo la bellezza di 5 5 consecutive. Avrebbe dovuto gettare il cuore oltre l'ostacolo, superando la montagna rappresentata da Lesnar. E invece colpo basso, davvero stronzo, in un incontro durato tecnicamente 2 minuti e mezzo. Sono del parere che aver dato la valigetta del Money in the Bank a Brock Lesnar sia stato un grosso errore. Anche per i presupposti della rivincita non ce n'era bisogno. Ma almeno così facendo il rematch di SummerSlam venne fatto bene. Ecco come si fa, è così che sarebbe dovuto andare allo Showcase of the Immortals, e che diamine. Seth che combatte con le unghie e con i denti, riuscendo alla fine ad abbattere la bestia con le sue forze. Niente colpi bassi, nessuna scorciatoia, solo una grande prova di resistenza ad opera di un gran combattente. Edge contro Randy Orton di Backlash 2020. Anche i più accesi sostenitori della Rated R Superstar e della Vipera non sono riusciti a difendere il primo capitolo. Il Last Man Standing di WrestleMania 36 fu la fiera della noia, troppo lungo e deludente per il ritorno di Edge. Non lottava allo Showcase of the Immortals da 9 anni e con tutte le aspettative del caso ci beccammo questo. Qualunque rivincita sarebbe stata migliore di quei 36 minuti nel silenzio del Performance Center. It may just be the greatest wrestling match ever. E la madonna, scherzi a parte, il più grande match di wrestling di tutti i tempi è comunque di ottimo livello. Uno scontro molto old school, con grande importanza data alle singole manovre, senza troppi fronzoli. Ovviamente, essendo stato pre-registrato e montato, non può essere giudicato con i soliti parametri. È stato un valido espediente per valorizzare la loro performance, senza il peso di una lotta incessante. Avrà diviso il parere dei fan, e il sottotitolo d'incontro più grande di sempre è a dir poco pretenzioso, ma come rivincita è infinitamente più godibile, più interessante e più riuscita del precedente di WrestleMania. Kurt Angle contro Chris Benoit di Backlash 2001. Del match di WrestleMania 17 ne ho già parlato nell'apposita recensione del pay-per-view. Molto bravi, grande tecnica, ma non è un classico. Mentre invece questa sfida basata interamente sulle sottomissioni sì che lo è. Mezz'ora più tempi supplementari di due maestri del mat wrestling che fanno quello che sanno fare meglio. Ribaltamenti continui, mosse concatenate e prese con una tale naturalezza da togliere il fiato. Fantastico. Un ultimate submission match forse anche fin troppo grande per un pay-per-view di secondo livello. John Cena contro Shawn Michaels della puntata di Raw del 23 aprile 2007. In questo partivamo già ad un livello altissimo, col main event della 23esima edizione di WrestleMania. La sfida tra il leader della Chain Gang e l'Heartbreak Kid concluse quella serata con una nota più che riuscita. Eppure per la loro rivincita uno contro uno riuscirono a fare anche di meglio. Nel pay-per-view successivo Backlash ci fu un ottimo Fatal 4-Way con l'aggiunta di Edge e Randy Orton, ma 6 giorni prima si affrontarono uno contro uno in un incontro capolavoro a Raw. A Londra, in Inghilterra, esattamente una settimana dopo essere venuti nel nostro paese, e vi dirò, da italiano penso sia stato un vero peccato che non abbiano riservato a noi l'onore di assistere ad una così bella battaglia. Ma ad ampio spettro, da fan di wrestling, non cambia nulla la nazione scenario dell'incontro.
È uno dei migliori match mai fatti in una puntata settimanale, un classico di quasi un'ora. Poi fu davvero una bella sorpresa veder vincere Michaels dopo la sconfitta del mese prima. Steve Austin contro The Rock di Backlash 1999. Il primo capitolo della famosa trilogia di WrestleMania è accettabile, la perfetta conclusione per uno show pessimo. Il Texas Rattlesnake ed il Corporate Champion fanno quello che devono fare per entusiasmare la folla, seguendo alla lettera gli stilemi classici dell'Attitude Era, botte da orbi, un sano rissone e quella cacciara divertente. Però ho sempre pensato che la rivincita del mese dopo, fatta a In Your House Backlash, abbia molto più carattere. L'aggiunta di una stipulazione speciale e di Shane McMahon come arbitro lo resero più intrigante. I due lottatori fecero di tutto per rendere questa rivincita un affare ancor più personale del primo capitolo. Poi come dimenticarsi di uno degli spot più famosi non solo del match, ma della loro intera rivalità. La stunner eseguita sul tavolo dei commentatori mentre Rocky teneva in mano una telecamera. Triple H contro Chris Jericho di Judgment Day 2002. Si pensava che la faida tra The Game e Y2J si fosse conclusa già nel main event di WrestleMania 18. Infatti, per il mese dopo, non venne annunciata nessuna rivincita e Triple H difese il titolo contro Hulk Hogan. Ma l'interferenza di Jericho fu il pretesto per riprendere la faida all'interno dell'Hell in a Cell. Senza Stephanie di mezzo, si affrontarono nel giusto match per chiudere il cerchio iniziato con l'infortunio al quadricipite l'anno prima. Non il migliore tra tutti quelli combattuti nella gabbia infernale, ma non merita di passare in secondo piano. Ciò che proprio non riesco a digerire, che dopo anni ancora non mi va giù, è che a WrestleMania non meritarono di stare nel main event, ma ora, a Judgment Day, quando lo avrebbero meritato all'interno dell'Hell in a Cell, l'evento si concluse con un brutto match tra Undertaker e Hulk Hogan. Sheamus contro Daniel Bryan di Extreme Rules 2012. Questo era il match di WrestleMania 18, capirete quindi che non ci voleva molto per fare meglio. Il mese dopo si affrontarono in un 2 out of 3 falls, lì sì che poterono mettere in mostra la loro bravura. Il guerriero celtico ha detto in più interviste che considera l'American Dragon il suo avversario preferito, e vedendoli contro non è difficile capire perché, dato che si intende una meraviglia per ben più di 18 secondi. Bryan, viscido fino al midollo, decise di farsi squalificare per poi sfruttare il vantaggio nella seconda caduta. Ma sull'1-1 alla fine Sheamus ebbe la meglio col Brock Kick conservando il titolo mondiale. Per l'impegno mostrato e per la grande tenacia avrebbero meritato di fare questo match a WrestleMania. Batista contro Triple H di Vengeance 2005. Da un match sufficiente a WrestleMania 21 si è passati ad una buona rivincita in quel di Backlash. Una storia interna alla lotta solida ed un finale che tiene la porta aperta ad un terzo e decisivo capitolo. Ed è principalmente questo a rubare la scena dell'intera faida, l'Hell in a Cell fatta Vengeance, nonostante la paura fottuta che Triple H potesse tornare in possesso del suo titolo mondiale dei pesi massimi. Because you're gonna have to kill me to take this. Per l'animale si trattò del debutto all'interno della gabbia infernale, mentre The Game ne era un esperto. Il rischio che Batista potesse essere l'ennesima vittima nella lunga lista del Regno del Terrore c'era, ma resistette con coraggio, maturando appieno come performer e soprattutto come campione fatto per restare tale. Triple H non ebbe nemmeno la forza di colpirlo col suo fido martello e venne schiantato all'inferno. John Cena contro JBL di Judgment Day 2005. Una partenza ben peggiore di quella vista a WrestleMania 21 col main event di Raw, questo è insufficiente. La sfida tra il rapper di Boston ed il miliardario texano peccò di epicità, una decina di minuti troppo mediocri. Più adatti per una puntata di SmackDown e non abbastanza per essere la fine del regno di JBL. Quest'ultima ha sempre avuto la nomea di essere un wrestler bravo soltanto nelle stipulazioni speciali, infatti la rivincita fu un I Quit Match. Anche se non siete amanti dei bagni di sangue, non potrete negare il drastico miglioramento del caso. Con la libertà della stipulazione si pestarono senza pietà, dando vita ad uno degli incontri più sanguinari di sempre. Forse un po' sottotono il finale, con JBL che grida di arrendersi per paura del colpo con la marmitta. E colpo poi attuato da Cena per sfregio, che non sembra poi così devastante. Resta però una carneficina, tanto sangue e tanto, ma tanto sacrificio. Queste erano 10 rivincite decisamente migliori dell'incontro originale fatto allo Showcase of the Immortals. Quest'anno Backlash non ci offre neanche un rematch, quindi stiamo a vedere cosa succederà. Vi ricordo l'appuntamento con la consueta live reaction, sarò in diretta su questo canale sabato notte all'1 per commentare l'evento. Quindi se anche voi vorrete vedere Backlash in diretta e in compagnia, sapete cosa fare. Quali sono invece secondo voi le migliori rivincite, nello specifico quelle fatte dopo WrestleMania?
Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione.